La Coccinella, impresa di pulizie. Un team di operatori qualificati ed esperti. Per il tuo bed and breakfast o la tua casa a vacanza, gestione i servizi e riordino camere. Nuovo servizio di cucina a domicilio. La Coccinella è un'impresa di pulizie all'avanguardia per abitazioni private, condomini, uffici, cinema, negozi e fabbriche. La Coccinella. Impresa di pulizie a Ceglie Mesapica in via Archimede 9. I supermercati K, Everest e Sottocosto vi presentano le migliori offerte. Il punto vendita più vicino a te! Farmacia del dottor Pasquale Mega Una vasta scelta di prodotti per la giusta e sana alimentazione Test per le intolleranze alimentari Controllo del peso con bilancia impedenziometrica holter pressorio, elettrocardiogramma Le migliori marche di dermocosmesi Analisi della cute e del capello La farmacia dottor Mega vanta un laboratorio galenico molto sviluppato I farmacisti, grazie alle loro competenze, preparano unguenti Pomate, capsule, creme Preparati erboristici, fiori di bac Dermocosmetici sia su prescrizione medica sia per libera vendita. Farmacia Mega. A Martina Franca in via Lelio Fanelli 65. Noi della Colucci Garden siamo sul mercato da diversi anni e la nostra passione è costruire giardini, dalla progettazione alla realizzazione ci occupiamo anche di irrigazione, facciamo tutto in pratica, tutto il giardino completo anche di piscina. Garden, progettazione e manutenzione di giardini a Martina Franca in via Chiarelli 14 barra I. Ristorante pizzeria San Domenico by Piz Beer. Le cose buone vanno ripetute. In un ambiente elegante e curato potrete assaporare ricchi antipasti. Piatti tipici. Carni alla brace e ottime pizze cotte a legna. Le nostre patatine fritte sono uniche e naturali. Le cose buone vanno ripetute. Ristorante pizzeria San Domenico, ideale per banchetti. A Martina Franca, due passi dalla chiesa di San Domenico. Gestione familiare by Piz Beer di Locorotondo. La domenica pranzo, menu a pranzo. Menù a... 25 euro. Prenota al numero 080 430 53 93. abbiamo fatta, abbiamo preparato un format eh, interessante, nuovo e soprattutto immediato. E, I tempi saranno molto ristretti, perché è una, eh, la nuova puntata andrà, la nuova eh, serie andrà sia in televisione sul canale 631 di Video M Italia, sia sul web. Ormai i social hanno cambiato la nostra vita. Allora, Tenete sempre i vostri eh, televisori sintonizzati sul canale 631 perché quando meno ve l'aspettate di giorno, di notte, di pomeriggio, di sera, vedrete questa puntata per tutta la settimana, fino alla prossima puntata. Sarà come Fox Italia, come sapete, quelle trasmissioni tipo matrimonio, quattro matrimoni, tipo eh, Masterchef, quindi avrete la possibilità di vedere sul canale 631 in diverse fasce orarie questa trasmissione. Il, il tema sta diventando, diventando infia, piuttosto, il clima è piuttosto teso eh, delle, della campagna elettorale che sta per iniziare e noi questa sera abbiamo già un, uno di quelli che si preannuncia protagonisti di questa campagna elettorale, Michele Marraffa, idealista. Buonasera Michele. Buonasera, 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 buonasera Michele, accomodati. Con Michele vedrete, ascolteremo delle cose molto, molto importanti, e interessanti che tra l'altro sono state già, alcune sono state già eh, note domenica scorsa nel, nell'appuntamento con il comizio che, di apertura che ha fatto Michele Marraffa. Ma non è solamente Michele Marraffa il nostro ospite perché abbiamo altri due ospiti e io saluto, gli stanno microfonando Gian Domenico Bruni non ci sente, ti saluto, ciao Gian Domenico e poi dall'altra parte abbiamo anche uno del centro-sinistra eh, Bruno Maggi, buonasera, buonasera Bruno. Bene, possiamo dare inizio alla puntata. Michele Marraffa, candidato sindaco no, io ho sbagliato perché avevo detto che Michele Marraffa sarebbe stato il candidato sindaco. Poi tu che, come ho scritto su Puglia Press, sembra che stia giocando una partita a scacchi. Quando uno fa una mossa tu ne fai una contromossa e tante volte si ha l'impressione che tu faccia una mossa diversa Forse anche da quella che avevi pensato in un primo momento. Allora, candidato sindaco, come è avvenuta la scelta? Di quale candidato sindaco stai parlando? Scusa, il tuo candidato sindaco. Ah, il candidato sindaco idealista. So no, che cioè okay, la scelta ancora non è avvenuta. Certo. la gente vuol sapere tanto velocemente veloce. molto, velo molto veloci perché io cercherò di fare quelle che sono le domande le perplessità che la gente no? perché poi c'è una parte nelle, nelle domande e nelle risposte c'è una verità apparente e una verità reale la verità apparente è quella che uno quando viene intervistato dice immediatamente quella reale invece è quella che non dice certo. no? noi cercheremo di andare oltre alla verità apparente <ride> Eh, facendoti dire, sperando di riuscire a capire, non è facile perché tu sei molto ormai. Da quanti anni fai politica, Michele? Che cioè, poi ho scoperto che tu poi... non sei il eh, politico più longevo, ma no, che ti supera Franco no. Ancona. Esattamente. <ride> <ride> Beh, io l'ho detto cinque anni fa, quindi mi fa piacere che ve ne siete accorti oggi. <ride> da quanti anni fai politica? Ah, io ho fatto la prima volta politica nell'87, dopo la nevicata dell'87, quando. La contrada dove abita è rimasta abbandonata per 15 giorni e quindi decisi di. Subito dopo ci fu la campagna elettorale, era il sindaco Franco Punzi e subito dopo decise di entrare in ecco, politica per difendere un territorio. Poi parlando di campagna, ecco, parliamo dell'87, allora la democrazia cristiana, no? perché certo. allora eravamo tutti democristiani. Ora, oggi chi si dissocia dalla balena bianca Beh, è un po' ipocrita, eh, no, perché l'80% dei martinesi votava democrazia cristiana. Poi nel 94 avvenne un trapasso, la democrazia cristiana eh, diventa tutti di, di Forza Italia, perché nel 94 eh, tutti... Sì. Partirono con, con Forza Italia, eh, però ho scoperto che Ancona eh, lui ha iniziato prima di te. Lui ha detto: mi sembra: non so se tu l'hai sentito, ha fatto un'affermazione eh, una settimana fa dicendo che tutti quelli che hanno portato la rovina Martina negli ultimi vent'anni che hanno amministrato Martina stanno dall'altra parte e allora mi è venuto in mente e l'ho scritto: scusami, ma tu che negli ultimi vent'anni hai governato otto anni? Ma ancora prima eri stato assessore all'urbanistica, assessore al commercio e tutto il resto, al bilancio. Voglio, al bilancio oltretutto, oh, mi, capisco che in campagna elettorale poi si dice tutto e il contrario di tutto. No. Ho l'impressione, non so se tu sei d'accordo, che uno rinasca nel momento in cui inizia una campagna elettorale, come se il passato non esistesse. Eh, sì, ognuno si giunga sui capi, invece io faccio tesoro del passato, e dico sempre quando posso, che per me

Grande, la politica per me è stata l'università della mia vita. Senti Michele, tu sei uno, ormai ne parlavamo prima, fuori, fuori onda, eh, tu sei ritenuto l'imprenditore più ricco di Martina. Bo sei <ride> il più ricco, io non so quanto paghi di tasse, certamente sarai vero, un ottimo contribuente. Però. A differenza di altri non avrai problemi di fare la rottamazione delle cartelle di Equitalia no, no. perché avrai pagato tranquillamente durante, Spatico, durante questi anni. E, Volevo farti una domanda. Tu cinque anni fa ti candidasti a sindaco. Sì. Non andò bene, per tanti motivi. Una... Un Qualc momento. Qualcuno dice, ti faccio subito la prima domanda, boom, che il fatto che tu non abbia accettato di stare da una parte o dall'altra del centro-destra è perché ti, ti stia togliendo qualche sassolino dalle scarpe? No, assolutamente no. E lo smentiscono i fatti. Se così fosse, noi avremmo dato già il nome e cognome di un candidato sindaco. Invece al contrario degli altri, da destra a sinistra, noi ancora oggi non abbiamo dato il nome e il cognome di un sindaco, siamo andati ai tavoli, ci siamo incontrati con tutte le forze politiche, da destra a sinistra, abbiamo anche chiesto a qualcuno di fare un passo indietro per fare sintesi, però purtroppo ahimè ci siamo accorti che eh, siamo messi proprio male nel, nel, nella politica martinese. E si sta verificando qualcosa, secondo me, di peggio rispetto al 2012. Se noi è così, se avessimo i Sassolini nelle scarpe da tagliacci, allora avremmo dato il nome e cognome del candidato stato. Allora Michele, Non lo stiamo facendo, Tu sei, facendo, stato, tu sei stato, sta... stato. Sì, sono no, ma è che tu sei pericoloso. Perché tu come ti dai là, andiamo molto <ride> oltre e i tempi abbiamo molto ristretti. Io ho Va delle domande precise da farti. Eh, tu non eri il candidato sindaco. Tu mi hai fatto una battuta l'altro ieri, quando ci siamo sentiti telefonicamente, hai detto una cosa bella, hai detto Michele, perché non hai accettato di stare con uno o con l'altro? Eh, e tu mi, mi hai detto quella battuta, dagli errori degli altri avete... Ti ricordi quella battuta che mi hai fatto? Che io ho detto, ma la voglio scrivere, poi ero in macchina... Non ah, non moro... mi viene, ma ricordo. Ognuno può dire quello che vuole, però... Tant'è eh, vero che poi ti, ti hanno buttato una freccetta da, da pulito, hanno scritto proprio Giacomo Conserva, ha scritto su un social, eh, ecco, si è riformato, tanto ti chiama io, ti, ti dissi, Michele, come hai già fatto l'accordo con Pizzigallo, io non ne so niente, eh, perché io avevo letto un post di Giacomo no, Conservo, presta. di Giacomo Conserva, aveva messo MCM, si è riformato MCM, sì, Muschio, Chiarei, ma perché poi tu hai, in più assoluta, hai sconfessato. Allora... Che cosa non ti è piaciuto di Eligio Pizzigallo o della coalizione che ti ha portato a non aderire al loro progetto? Perché non hanno un progetto per la città, non ce l'hanno. Non hanno quel progetto che noi stiamo portando avanti da cinque anni, personalmente anche da qualche anno in più. Come dicevi prima tu sugli errori commessi nel passato, e io non disconosco assolutamente il passato. Il mio più grande errore nel passato è stato quello di appartenere ai grandi partiti. E i grandi partiti sappiamo tutti quanti che le logiche vengono imposte da bar in su. E quindi, non sei tu libero di sognare o di fare le cose nella tua città, ti vengono imposte dei partiti. Ed è un po' la logica dell'ultimo momento, a sinistra piuttosto che al centro, piuttosto che a destra. Rivediamo di nuovo le sigle dei grandi partiti che vogliono condizionare la vuoi nostra città Voi, invece, avete un programma, io te lo riconosco. Eh, vediamo, tu hai preparato un programma. <ride> che eh, però, devo farti la stessa per Bipartisan: la stessa eh sì, domanda no, per, per gli altri. Perché che cosa non ti ha convinto nel progetto di Pino Pulito? Io a dire il vero non ho sentito un progetto da Pino Pulito, ma forse perché sono assente da Martina, come dicevi prima tu. Eh, in, in questi mesi, ma neanche in Consiglio Comunale non ho sentito il parlare di questi, da queste persone dei problemi seri della nostra città. Nessuno parla di ospedale, nessuno parla della, delle, delle nostre attività produttive, nessuno parla di lavoro, certo. nessuno dice che manca il lavoro, nessuno, nessuno si prende le vere responsabilità. Michele, diciamocela fino in fondo. Quando si parla di Michele Marraffa, ma quando si parla non di Michele Marraffa come persona, ma quando si parla di Michele Marraffa, di Chiarelli, di Muschio, di tutti quelli che hanno governato Martina negli ultimi 20-30 certo. anni, si vede il vecchio, la gente per strada che eh, dice che giusto. cosa avete fatto voi negli ultimi eh, 20 allora, anni, giusto. eccetera, e così via. Eh, dicono, ma, ma Martina è stata così brutta? Perché ora Beh, andiamo no, a esagerare, no, no, dicono, anche voglio dire, però... Eh? Assolutamente, sicuramente le ultime due amministrazioni... Diciamo, nelle ultime due amministrazioni eh, c'è stato un impoverimento della politica. Questo va detto con molta chiarezza. Un impoverimento perché abbiamo visto nella penultima amministrazione una grandissima litigiosità in consiglio comunale e questo ci spaventa ed è uno dei motivi che ci ha fatto riflettere prima di fare alleanze in questa competizione elettorale. E l'ultima amministrazione, sapete tutti quanti voi, sembrava un'amministrazione nuova, sembrava che veramente potesse decollare e potesse fare quei famosi interessi della città che non ho percepito negli incontri che abbiamo avuto dai candidati sindaci ho oh, da tutto quello che è lo scenario politico. Ma non io, attenzione, i ragazzi idealista, perché io sono un rappresentante di idealista, sono alla parte dei ragazzi, sono alla parte di idealista, sì. se comporta l'idealista, questo libricino l'ho fatto io, è un'idea sì. Però hanno Poi in miti. questo libricino eh, entrerete più nel merito magari con, eh, con Anicelli, con la testata appunto di eh, Video M Italia, però voglio eh, farti qualche altra domanda, allora in questo momento tu presenti una, lista da, presenti una lista da solo, no? andate da soli. È certo. eh, Io eh, esatto. augurandovi che qualsiasi una, una, una fortuna, però diciamo una lista è molto difficile in questo momento con quelle che sono le aggregazioni, pensare eh, no, che tu sai che è difficile che voi possiate andare a ballottaggio, a meno che no, a meno con quella che è la situazione... Non, abbiamo non avete questa presunzione ma perché corrate. avete i piedi per terra. Esatto. Allora a un certo punto tu fai una, una strategia e dici no, eh, andiamo da soli. Andiamo da soli. L'altra volta 1600 voti un consigliere eh, comunale, tu passasti in quota a Forza Italia come secondo consigliere. Allora un solo consigliere. Con, auspicando, poi qualcuno mi dice che Michele Marraffa ha l'obiettivo di prendere 4.500 voti, mi dice qualcuno però questi, no, eh, i voti se ne può prendere anche di più di meno eccetera comunque mantenendo quello che era anche il candidato sindaco eh, l'anno scorso di quella coalizione, eh, 5 anni fa di quella coalizione 1.600 voti un solo, un solo consigliere in questo caso Dovendosi ripetere un po' eh, il consenso di cinque anni fa, eh, prendere un consigliere e questo consigliere dovrebbe essere quello che indicherete come candidato sindaco significa che i consiglieri uscenti Marraffa e Castellana sono fuori. Eh, avete anche in questo momento considerato questo? Ma noi non abbiamo legato la campagna elettorale ai numeri. Intanto non erano 1600, con le, le, le schede annullate superavano i 2000. Eh, quindi, ma no, ma non, quindi bisogna non, stare non, attenti nei seggi alle schede annullate. Eh, certo, se eh. ne annullarono 220, non una. E quelli ufficiali erano 7.000 quasi 1800, che era quasi il 7% dell'elettorato. Non abbiamo legato la nostra strategia politica o linea politica ai numeri. Non ci fa paura se entra uno o due consiglieri in Consiglio Comunale, invece abbiamo legato la, 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 il nostro fare politica. Al, non vogliamo disconoscere tutto quello che abbiamo detto e fatto in questi cinque anni, che non ritroviamo in, questa, in tutto quello che è lo scenario politico in questo momento. Se, arriveremo, se la città vorrà premiarci, ci consentirà di andare, magari, in più consiglieri in Consiglio Comunale. Se stiamo facendo male, probabilmente non entreremo neanche in Consiglio Comunale. Ma siamo coerenti. Non abbiamo sete di Schlüsselbach, non abbiamo di vi ringrazio per avermi accolto su una ti poltrona. bella poltrone. Avrei preferito uno sgabello, però mi sei è risalito no, no. molto, molto bene. Si è un ospite privilegiato. Eh, parliamo di ballottaggio, perché tu non sei una persona che eh, improvvisa. Io ieri ti ho, chiamato, ti ho fatto una domanda, ho detto Michele, ma stai improvvisando o c'è una strategia? Tu mi hai, tu mi hai risposto eh, in un modo, però ho capito la risposta reale, Chira, c'è sempre, sempre una strategia in quello che faccio. Eh, la strategia può essere il ballottaggio. Io ho scritto che il ballottaggio, mh, ho, ho fatto una mia opinione su come andranno le cose, però ho detto Michele Marraffa il ballottaggio sta guardando già oltre. Secondo me tu stai guardando a due obiettivi. Uno è il ballottaggio, per quanto riguarda la lista è realista, e tu personalmente stai, stai guardando oltre anche a queste amministrative. Secondo me stai guardando già al, eh, alle elezioni del prossimo anno per il governo, perché qualcuno dice che tu abbia eh, belleità, abbia ambizioni no? di, di fare il salto eh, di qualità. Ci guardo al ballottaggio, ipotizzando che possono andare i due candidati del centrodestra al ballottaggio, che possa andare uno del centro sinistra e uno del centro destra al ballottaggio, Michele Marraffa io ho detto che non conoscendolo non è esclusa qualsiasi sua decisione perché tu hai sempre detto io guardo i programmi, guardo le cose al di là delle persone o delle coalizioni lo hai detto poc'anzi dicendo c'è la crisi dei partiti quindi, e lo dimostra Credo in tutta l'Italia e la, ormai sono tutte liste civiche allora il ballottaggio, andando al ballottaggio vuoi confermare che non è scontato che tu possa andare con il centro sinistro o il centro destra al ballottaggio se dovessi decidere di farlo? Beh, eh, tu mi hai anticipato, ti sei dato anche la risposta. Eh, I problemi seri di questa città non sono né di sinistra né di destra. Il fatto è che ancora oggi, come ho detto prima, non sento affrontare o ven far venire fuori eh, quali sono i veri problemi di questa città. La politica nell'ultimo nell quinquennio e anche negli ultimi decenni ha soffocato le risorse sane di questa città. Le ha soffocate, ha soffocato l'imprenditoria, il lavoratore e le ha rese sempre più dipendenti dalla politica. E questo invece è quello che sta combattendo i domanda, Michele? Certo, ti rispondo. Se durante questi 30 giorni, 40 giorni di campagna elettorale, riusciamo ad avere la percezione che qualcuno incomincia a mettersi in discussione e che incomincia a mettere al primo posto il cittadino, noi stiamo dicendo, lo stiamo ripetendo e diciamo sempre che siamo, vogliamo essere gli operai dei cittadini, per una volta. E i cittadini devono essere i nostri datori di lavoro, di lavoro, devono essere i nostri ingegneri, i nostri architetti. Se incominciamo a percepire se questo che questa percezione... dagli altri, probabilmente eh. al ballottaggio faremo le giuste valutazioni. In... Ma se invece ci sono personalismi, è il soltanto un arrivare e farsi chiamare sindaco o il soltanto fare parte di una Chiaro, coalizione dico... che ha determinati interessi, non ci sono. Chiarissimo, tu hai detto due cose ora. Una... Eh, hai parlato di errori che tu hai commesso, ne abbiamo parlato Ma cinque certo, anni fa, e hai errori. detto sto facendo anche, ho fatto tesoro dei miei errori, Perfozza. è chiaro, è da persona intelligente. Eh, però io ti faccio una domanda così, non sembra che Pulito in qualche modo stia ripetendo un po' quello che è l'errore che tu hai fatto cinque anni fa, quello in qualche modo di imporre la sua candidatura a sindaco? Bah, non, non, non aspetta a me dirlo, lo devono dire i, i cittadini. Fossi stato in lui ed è uno dei consigli che gli ho dato, sicuramente non avevi fatto quella... Perlomeno non, non sarei partito così in anticipo. Cioè, praticamente io sono il candidato sindaco, accettatemi. Ma eh, infatti è inutile cosa. che ci invitano i tavoli quando ci hanno invitato. Noi non siamo mai andati, siamo stati corretti, non siamo mai andati ai tavoli di trattativo con già un nostro nome e cognome. Non potevamo banalizzare però, le sorti di una città però, al semplice nome Polino, e cognome eh, di un personaggio. Pino Polito, Polito è una persona molto molto valida, assolutamente. assolutamente. Però tutti ha, ha un'ambizione un che può essere legittima. No? Da, dal 2002 in politica ritengo, eh, ritengo di sto facendo una carriera consigliere Presidente del Consiglio assessore, esatto, questo suona male. se ancora uno sta in politica, perché deve avere una sua cosa, una sua carriera politica, non ci ritrova. Mi dispiace Antonio. Questo fa danno alla città. Però <ride> voglio portare. Abbiamo eh, pochissimi minuti ancora a disposizione, ti voglio portare su un altro terreno. Eh, L'inesperienza in politica, perché dall'altra parte abbiamo. Una persona che non ha esperienza di politica, pizzigallo. Dico sì ma eh, dietro ci sono, c'è Chiarelli, c'è Muschio, ci sono gli altri e così via. Tra l'altro ho sentito una battuta pessima quando si dice che quell'altra coalizione è una coalizione di centro-sinistra, è una cosa proprio come hai detto tu, perché quando parliamo di liste civiche non si può parlare di, di destra e di sinistra, tant'è vero che io vedo candidate, e persone che prima stavano alla destra, ora sono alla sinistra, sinistra, quindi non è assolutamente il caso, anche nella lista di Pulito c'è Marcello Cantore che come vi ricordate eh, fece quella eh, nel 1998 sì, con la sinistra, andò al governo, quindi lasciamo stare destra e sinistra perché eh, sono battute elettorali e rimangono qui, però c'è una cosa che dobbiamo parlare. Tu hai vissuto gli anni dei dirigenti che dicevano che a Martina Franca eh, comandavano i dirigenti, la politica esisteva, facevano il buono e il cattivo tempo. Io ritengo che quei dirigenti, ultimamente, siano stati rivalutati. Ma io dico questo, detto. una cosa che dico ai cittadini, non so se tu condividi, è mandiamo comunque sia al Palazzo Ducale della gente che possa interloquire con i dirigenti, perché altrimenti faranno i servisciocchi dei dirigenti. Cioè... Chi può controllare i bilanci, chi può controllare eh, i regolamenti, chi può fare i regolamenti eccetera eccetera, quindi si è sempre soggetti al dirigente, quindi cerchiamo di mandare persone di qualsiasi partito, centro, destra, sinistra, persone che siano capaci di, persone capaci di interloquire con i dirigenti. Eh, sui dirigenti che cosa... Allora io eh, non mi hai fatto finire prima un... un intanto volevo complimentarmi, come ho detto, con l'editore Roccomon e con te, perché una cosa mi ha sempre affascinato di te, che tu hai, sei un vulcano di idee. Ma sei veramente un vulcano di idee. Se mettiamo insieme le mie idee e i tuoi soldi, secondo me facciamo scoppiare <ride> I, i miei soldi. Una volta ve lo disse mio figlio eh, Giovanni, il secondo che sta in un'azienda. Andava alle scuole, credo il primo, il, secolo, il primo anno di liceo scientifico, una cosa simpatica anche per stemperare un po'. Disse papà: Mi dicono tutti quanti che noi siamo ricchi, ma dove stanno i soldi? beh le nostre ricchezze sono i cambi, sono i cose, sono quello che vedi. Non tu è che, che tu gli hai risposto, lo capirai lo fra cento anni quando papà ti lascerà le verità. <ride> <ride> allora. <ride> allora. Tu fai le domande, intanto eh. mi complimento veramente, ma questo te l'ho detto di nuovo, io mi ricordo di aver fatto per la prima volta insieme a te un lavoro quando guidavo il camion, cioè io la prima gru, ho messo la prima stella di Natale all'arco di Santo Stefano. È vero. È storia, quindi tu sei stato sempre... E io ho fatto il primo evento contemporaneamente. Un, un, un vulcano eh. di idee. Sì, ma dove vuoi parare con questo? No, dico... Ti fai la domanda e ti dai la risposta, la risposta la sei già data. Però mi basta che tu anuisca <ride> con la testa e capisco che tu condividi. Ma certo, voglio dire, i, i, i dirigenti del passato, crocifissati, eccetera, eccetera, volevano bene alla città, il dirigente alla ragioneria ha lasciato un patrimonio non indifferente alla scorsa amministrazione, chi entra adesso troverà un buco enorme. Devi essere obiettivo. Eh. I dirigenti fino a un po' di tempo fa, quando c'erano i martinesi, erano almeno 7, 8, 9. Adesso sono 4 dirigenti che si dividono i primi, le competenze, eccetera, eccetera. Siamo in un regime, non siamo più in una democrazia al Palazzo. Ed è stato in Io non voglio portare questo, sì, però me lo Perché devi tu far dire. Però di tu hai detto di questo sì, mi nervosisce un po', dirigenti... è un'offesa all'intelligenza martiresca. No, ma la cosa strana, Michele, che lo devo dire, non si è mai visto che durante un commissariamento, quando un commissariamento di dirigenti dov dovrebbero, dovrebbero fare solamente l'ordinaria amministrazione, abbiano fatto regolamenti abbiano fatto praticamente anche straordinaria io ritengo che i regolamenti andavano fatti fare dalla politica non voi cari amici dirigenti cioè, la politica deve dare le indicazioni ancora ma oggi ma i regolamenti dia... sono ma qual sì, 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 è il ruolo Gli del politico? i dirigenti dovete fare l'ordinaria amministrazione che in qualche modo la politica uscente <ride> avesse le mani in pasta ancora no, perché perché vuole no mi sono sembrato tanto che Ehm, abbiano voluto far fare ai dirigenti quelle... Da mani sporche che probabilmente la politica sarebbero state impopolari per la politica. Questa è la, è la mia opinione, e poi voglio concludere una cosa. Ultima battuta, abbiamo parlato qualche settimana. Tu mi faceste una battuta, e dice, vedrete a fine giugno quello che accadrà quando si aumenterà il 30%, ah, certo. il 30 certo. delle spese del, eh, certo. no, de, della raccolta differenziata. Eccetera. Abbiamo una società. Conto. Ci hanno chiamati la società dei bidoni, la, la città dei bidoni, perché Martina è piena di bidoni, non riesco a capire perché si. Si debba pagare la eh, raccolta porta a porta quando uno deve fare almeno 100, 200, 300 metri, sebbene gli va per andare a buttare, quindi è lui che sta portando la raccolta al, alla Monteco, al eh, concessionario e non che la Monteco sta venendo a prendere la raccolta da casa. Quindi ci sono tutte queste cose. Oltretutto, non dimentichiamoci che noi abbiamo in questo momento, e con questo io ringrazio e saluto Michele Marraffa. Abbiamo una società che è arrivata quinta, quindi c'erano quattro più, meno care rispetto a quella che ha vinto però è un fatto normale, legittimo, non, non ha rubato niente su questa cosa e soprattutto eh, secondo me, io vorrei sapere in che modo è stato fatto Michele quell'appalto, quell quali sono state le condizioni. Mi sembra ridicolo vedere, cioè, mi è sembrato un appalto fatto più per un fatto scenico, come se si stesse per girare un film a Martino. <ride> Vedo dei motocarri, de, delle biciclette, con un bidone che è quello che abbiamo nella cucina di casa, sotto il lavello, quello di, 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 che so, che di un chilo di, di mondizia, su questa cosa molto bella, eh, dove il poveretto deve pedalare per camminare, con il bidone di, di un chilo, per andare a raccogliere un chilo di, di spazzatura. Cosa e questa è una domanda. A me? Sì, sì. Sei così preparato, ma perché non fai il consigliere comunale? Non l'ho fatto per 55 anni. Michele. E dovresti farlo, farlo <ride> perché sei preparato, conosci la storia di Martini saresti veramente un'ottima risorsa politica sì. in consiglio è, comunale. È veramente un'ottima risorsa, e non sto scherzando perché conoscete la storia. E va fatto il plauso a voi i giornalisti, come ha detto, nella prima sì, non voglio togliere tempo a questo un, un, un grazie particolare, l'augurio come abbiamo detto ai candidati sindici va fatto perché comunque come diceva qualcuno prima mettono la faccia indipendentemente da quello che dicono, da quello che vogliono fare, ma un appello e un ringraziamento particolare a tutti voi giornalisti. Voi in questo momento state giocando un ruolo importantissimo per la nostra città, siccome è un momento storico per la nostra città per favore lo dico come cittadino, come padre. E forse quella persona un po' esperto, visto gli anni che cavalcono e un po' di capelli bianchi, fate tesoro di questo e guidateci bene. Dall'altra parte si ascoltato e ha condiviso il nostro monaco. Grazie Michele, abbiamo già pronto ad entrare Gian Domenico Bruni, vi può rivolgere una domanda a di Gian Domenico Bruni, che cosa gli vogliamo eh, chiedere? Che domande gli posso fare? Io spero che lui abbia le idee chiare e che faccia qualcosa di concreto. con la nostra quindi domanda Giorgio Benico hai le idee chiare da parte hai di, di Raffa? Grazie, un saluto. Grazie a regia ci diamo Grazie a te. A te. Grazie. Grazie. Noi della Colucci Garden siamo sul mercato da diversi anni e la nostra passione è costruire giardini. Dalla progettazione alla realizzazione ci occupiamo anche di irrigazione, facciamo tutto in pratica tutto il giardino completo anche di piscina. Colucci Garden progettazione e manutenzione di giardini a Martina Franca in Via Chiarelli 14/I. Il poliambulatorio Cardio più effettua Visite multispecialistiche integrate dai più completi accertamenti clinico-diagnostici. Cardio ⁇ un team di specialisti al servizio della tua salute. Via Roma a Fasano. Scarica la nostra app. Yeah. Unica Fitness Club, Fitness, Bodybuilding, Powerlifting, Spinning, TRX, Super Jump, Fitbox E ancora i Pop, House, video dance, Salsa Vana, Style Dance, Reggaeton. Unica Fitness Club, Parallela via le stazioni del a Martina Franca. Zitto e Mangia, braceria di Marangi Martino. Propone antipasti, contorni tradizionali e deliziosi carni cotte sui carboni ardenti, il tutto a chilometro zero. Da zitto e mangia carni di altissima qualità e ottimi vini pugliesi a piccoli prezzi. Zitto e mangia si trova nella splendida cornice di Piazza Plebiscito, Ceglie e Messafica. Info e prenotazioni 368 7830 794. Zitto e Mangia è anche frigitoria e paninoteca. Vuoi smettere di fumare? Bene, Smoke è tutto un altro mondo. Dovete venire qui a Martina Franca in via Leone XIII 21. Vi aspettiamo. Smoke per smettere di fumare. Michele Marraffa è dei studi, un altro protagonista, Gian Domenico Bruni, protagonista della vecchia politica, anche tu sei uno di quelli che negli ultimi vent'anni ha combinato Casini, secondo Franco Ancona, appartiene, che sta dall'altra parte in questo, in questo caso, ma eh, sei uno che... Da quanti anni fai politica Gian Domenico? Io mi sono candidato la prima volta nel 98. Con Bruno Semerara. Con Bruno Semeraro, dove Franca Ancona era vice sindaco, quindi se noi siamo quelli che hanno pro creato problemi alla politica, figuriamoci lui che sta da molti anni prima. Però mi sembra che parlare di queste cose sia un po' accardato. Dice no. che sarebbe meglio essere un po' più cauti quando si parla di politica. Cari a te rimproverano sì. di aver fatto il salto della quaglia. Io non ho fatto nessun salto della quaglia. Io sono una persona libera, che non ho padroni, quando vedo che un partito diventa un partito dove non si discute. Dove diventa soltanto un contenitore per una piccola oligarchia eh, che deve eh, pensare ad autoconservarsi, se permettete, siccome io non vivo dalla politica ma lo faccio per passione: Senti, di fare altro. Ma, eh, ma anche tu a un certo punto ti sei accorto nella tua vita che c'è la crisi dei partiti e che bisogna, eh, bisognerebbe, fare, bisognerebbe andare dietro a una, a una lista civica, perché avete fatto una lista civica, Martina Futura e democratica. Quindi sì. è nata una lista civica, sì. ma c'è proprio una crisi dei partiti. Credo che se i partiti continueranno ad essere quello che sono, cioè dei piccoli contenitori che servono, ripeto, soltanto per conservare le oligarchie, cioè per dare posti a qualcuno senza discutere, senza parlare con la gente, basta vedere quello che è succede in Francia, è evidente che quello che è accaduto in Francia è una crisi dei partiti tradizionali. A proposito di quello che è avvenuto in Francia, io ho scritto nel mio editoriale su Puglia Press che è rinata la balina bianca, la democrazia cristiana. E facendo un'analisi, vi voglio far riflettere, amici telespettatori. Nel 20 anni fa, 30 anni fa, l'80% dei marzinesi era democristiano. Erano tutti democristiani. Io ritengo che la democrazia cristiana sia sempre esistita fino a oggi ed esiste ancora, eh, si è chiamata poi centro-destra, centro-sinistra, il centro c'è stato. Sempre. Certo. Ora lasciamo stare il marchio, il brand, la sigla, eccetera, ma il centro c'è stato sempre. Tant'è vero che in queste elezioni, dove si sta parlando di centro-destra, abbiamo la maggior parte, Forza Italia, Area Popolare, eccetera, sono di centro, e poi c'è la destra che non, non riesco a individuarla, però ci sarebbe anche la destra. Per lo meno c'è Gaspari che è venuto, e quindi la destra c'è. Poi abbiamo il centro-sinistra, dove di sicuro c'è la sinistra. Alla quale fa parte Franco Ancona, che non ha mai negato di essere un uomo di sinistra, e poi abbiamo una parte centrale. Pentasuglio è stato un grande democristiano è un democristiano, c'è una cultura democristiana eccetera eccetera, poi abbiamo quest'altra parte qua delle aggregazioni, delle 4-5 tra civiche e um, un partito, anche lì abbiamo la maggior parte di centristi perché lo stesso Gian Domenico è sempre stato del centro eh, Luca Conserva è sempre stato del centro partito popolare, eh, è sempre stato partito popolare eccetera, quindi parlare in questo momento di centrodestra, centrosinistra, parliamo di persone e programmi piuttosto di sigla certo. e questo mi fa piacere che molti telespettatori ma molti sui social infatti hanno scritto, hanno commentato anche quando è andata in onda la puntata tra i sindaci, hanno commentato scusate ma parlate di fatti, di programmi, non state a parlare che quelli sono i centro-sinistra e i centro-destra perché è un vecchio modo di fare politica. Voi a un certo punto però eh, devo dire una cosa, Ancona eh, e gli altri, gli altri assessori hanno detto eh, che il problema vero il fatto che sia saltata la vecchia amministrazione è dovuta a due persone che poi sarebbe, stata, sarebbe solamente una che è passata di fatto tra le due persone erano, erano Antonio Carriero e eh, Franco Basile dei due uno mi sembra che sia rimasto perché non, non mi risulta che Antonio Carriero si intenda candidare eh, no? No, non so, io Antonio. Non, 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 non so esattamente, le, le, quale sarà la sua scelta. Eh. Comunque ha anche delle questioni di lavoro sì. che lui, Infatti, lui fuori ha detto Martina, che si sposterà fuori ormai, Martina, Probabilmente ha delle, se ne va proprio all'estero. Voglio parlare delle cose delle persone Beh, che sono comunque, c'è solamente una persona, però è anche vero Gian Domenico che l'amministrazione ancora partì con una maggioranza bulgara. L'amministrazione Ancona è andata disgregata. a casa non per colpa di una persona o di due persone. L'amministrazione Ancona ha perso pezzi cammin facendo. Voglio ricordare tutti i consiglieri, ha perso Martucci, ha perso Magda Balsamo, ha perso Basile, ha perso ehm, Antonio Carriere E poi ci sono quelli che non si sono presentati in momenti importanti, ci cioè voglio dire, del, eh, del Gaudio, lo stesso Bufano che è appena rientrato, sembra nei ranghi non lo so, della. Non, non so donato S che scelta farà. Io credo soltanto che l'amministrazione Ancona è andata a casa per l'incapacità di gestire. Eh, la, i rapporti tra il Consiglio Comunale e la Giunta, cioè il Consiglio Comunale non è un orpello, per l'amministrazione Ancone è stato un orpello, era un insieme di persone, uomini e donne che dovevano alzare la mano a seconda dei desiderati della Giunta Ed è quello che volevo infatti, la domanda è anticipata la risposta, la domanda che volevo farti è il Consiglio Comunale che non è più l'organo supremo di un'amministrazione ma lì diventava solamente un ad alzata un di mano. Un orpello eh, L'amministrazione, non so se siete d'accordo, la vecchia amministrazione Ancone è andata a casa, perché? Perché... Ancona gli assessori non hanno avuto il coraggio di dire, perfetto, azzeriamo la giunta poi magari la rinominiamo eh, hanno detto recentemente, Nunzia Convertini ha detto che sì, ma noi ci saremmo dimessi eh, dopo l'approvazione del bilancio, ma dove, dove l'avete detto? A chi le dimissioni detto? non si annunciano, si danno prima di tutto, ma non sono state meno annunciate appunto, eh, non, non sono state annunciate, non sono state date eh, Ancona avrebbe dovuto fare una cosa saggia che si fa a tutti i livelli, lo si fa a livello, a livello di governi nazionali si danno le dimissioni, si apre ufficialmente una crisi, ci si mette la faccia eh, eh, di fronte ai cittadini si rappresentano quali sono i problemi alla luce del sole e si trova una ricucitura. Se la ricucitura non arriva, eh. allora si va a casa. Senti, non parliamo della questo. vostra coalizione: sì. eh, siete stati così eh, etichettati come insalata mista. Eh, questa insalata, che poi di insalate ce ne sono, io ho detto è meglio sempre comunque un'insalata mista, un'insalata da una parte dall'altra. L'importante è che non ci sia, eh, non siano carnivori perché allora, è vegetariano. Se la, se la, se la mettiamo sul, dal punto di vista degli. Gli ortaggi, l'insalata fa bene se proprio depura, e drenante, quindi se la mettiamo da questo punto di vista. Sì, ma dopo è... il problema è questo: tutti dicono, vabbè, questi cinque dopo sei mesi eh, si eh. ritorna al voto perché, non andare, perché siete troppe anime, troppi galli nel pollaio. Allora, e innanzitutto poi... la candidatura di Eligio Pizzigallo nasce non da un accordo di potere, ma una, da un accordo di progetto. Quindi, già questo è eh, incontrovertibile. La candidatura di Eligio Pizzigallo nasce dall'incontro di queste forze politiche che hanno condotto tutto il percorso alla luce del sole noi abbiamo fatto l'incontro alla luce del sole abbiamo fatto l'incontro anche alla presenza di gente estranea rispetto alle, alle, alle dinamiche dei partiti, proprio perché abbiamo aperto le, la, 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 la nostra sede, e la sede degli altri gruppi al dialogo così nasce la candidatura di legge eh, ma Quindi, se l'altra cosa che vi rivolgono è l'esperienza di Eligio Pizzigallo. Eligio Pizzigallo è un medico, un dottore, eh, quindi non ha esperienza politica. Sono due a non avere esperienza dei candidati sindaci: c'è la, eh, la Pulpito, la dottoressa Pulpito per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle e c'è eh, appunto eh, il vostro candidato Eligio Pizzigallo. Eh, poi contro Abbiamo dietro, ci sono delle persone eh, che di esperienza ne hanno, tu, Luca, Gianca, eh, Gianfranco Chiarelli, ma anche all'interno di un idealista mi sembra aver individuato tante persone che hanno esperienza eh, o amministrativa o professionale, perché attenzione, non necessariamente bisogna avere un'esperienza amministrativa. Si può avere anche nel proprio campo di appartenenza un'esperienza eh, professionale che ti Perché? consente di poter fare bene il lavoro. Quindi io credo, che, io credo psicologo... che Eligio non è una persona inesperta, Eligio è una persona che eh, generosamente ha fatto una scelta, quella di da cittadino lui ha sempre evidenziato delle criticità. Oggi si è messo in prima, in prima, eh, in prima linea lui per, insieme a queste forze politiche per cercare di dare un progetto futuro a Martina. Quindi lo ha fatto in maniera assolutamente generosa. Quindi non è che devo, devo fare l'analisi del sangue a una persona che si candida, ma non vuole fare. Cioè non è che dobbiamo vedere diciamo mettere i professionisti in qualche modo. altrimenti poi si criticano i professionisti della politica. Assolutamente, in qualche modo Gian Domenico bisogna dire che comunque una persona inesperta paga qualcosa all'inizio nella parte nella start-up di una campagna elettorale, perché? Perché magari non essendo abituato, perché voi siete tutti Volponi, cioè tutti i vari candidati sindaci. Pulito eh, Ancona, eh, Gianfranco. Ehm, chi, quello che sarà non so se sarà Marraffa oppure metterà un giorno, comunque sono persone esperte, Polponi hanno, hanno fatto politica quindi hanno il parlare in pubblico, un medico magari ha due problemi, ha magari la timidezza che lo pone, gli, gli crea delle delle difficoltà, ora immaginate ciascuno di voi, amici telespettatori, che domani mattina dovete parlare in pubblico avreste le stesse difficoltà, potreste essere le persone più preparate del mondo, le più brave eccetera, eccetera troverete delle difficoltà ve lo dice uno che parla in pubblico da tantissimi anni quindi bisogna anche metterci una parte di timidezza eh, ma questo credo che sia un valore non, non, è, si, non è, è un non significa, un non significa incapacità assolutamente, poi se si trova anche un giornalista piuttosto bravo, magari Certe, come te del resto. Certe cose, no, certe cose eh, vabbè, come, la, fare il come la timidezza adesso, viene fatta come un elemento negativo e non, non viene considerata. Eligi una è. persona invece che è molto determinata, eh, quindi Senti, avrà, tutto, avrà il tempo di, di combinare. Tu hai fatto quelle che sono le proposte tu hai fatto sul città. palco del Verde una proposta d'amore a Marraffa che non ha corrisposto, beh, io non ho fatto una proposta d'amore, io ho fatto una proposta di buon senso. Michele Marraffa rappresenta una civica e in questo momento dove noi abbiamo fatto questa aggregazione civica io non, eh, non, non vedo come Marraffa, come, la, come idealista, non debba stare con noi. Peraltro questo dimostra quanta apertura Però ci un, sia. Secondo te è un fidanzamento rimandato? Beh, io spero che eh, invece questo fidanzamento si faccia presto, si faccia subito. Io spero fino all'ultimo, io non, non, non dispero mai, perché in politica Senti, non dispero mai. Giandomenico, ti, ti faccio una domanda: con i sé non si va mai avanti, però tante volte. Eh, ho capito, no. però comunque. Mettiamo, mettiamo per ipotesi che vadano in, al ballottaggio Franca Ancona e Pino Pulito, eh, cosa farebbe Gian Domenico Bruni? Eh, rimetterebbe in auge la sua anima, diciamo di centrosinistra, la sua vecchia appartenenza? Ehm, si asterrebbe? Io qualcosa. so che tu mi vuoi, mi, vuoi, mi vuoi creare una trappola, però nella oh, quale no. io non casco, no, io eh, ti dico che domanda, adesso, adesso io penso che invece. Eh, anche l'appello che rivolgo ai cittadini quindi non mi vuoi a quella è domanda. quello di fare, di fare leggere io sto per Eligio Pizzigallo io sto sto, sto, sto farò la stessa domanda Pizzigallo. se verrà se pulito sto, mi, stai, mi, stai, mi stai facendo una domanda rispetto eh. ad una cosa che in questo momento per me non esiste, in questo momento per me esiste il mio candidato sindaco, il nostro candidato sindaco, certo. che è Eligio Pizzigallo quindi io mi batto affinché Eligio Pizzigallo faccia il sindaco, Benissimo. possibilmente anche ma al primo ma tu mi dai l'opportunità anche di dire un'altra cosa amici, ehm, voi avete visto che tipo di conduzione sarà la nuova serie di piazza pulita, quindi faremo le domande, le domande che la gente farebbe, che fa a me giornalista camminando, andando al bar, andando al mercato, cioè, mi fanno queste domande, chiedono a me queste cose e io non farò altro che eh, in queste trasmissioni di rimandarle ai nostri ospiti. Quindi saranno, saranno ospiti graditi, mi auguro che Pulito venga alla a mia puntata, ultimamente Pulito non mi sta salutando perché magari penserebbe che un giornalista debba scrivere quello che aggrada a qualcuno, ma un, un giornalista scrive tutto, e l'opposto di tutto. E poi soprattutto, eh, quindi che la Pulpito, Pulito e tutti gli altri che siete miei ospiti, cercherò di confermare un po' quello che è la mia verba giornalistica, che il giornalista non cane del potere, anche se qualcuno ha, ripre ha ripreso una frase americana, ma attenzione, giornalista cane della democrazia che è una cosa completamente diversa perché in italiano sono, hanno due significati estremamente diversi, quindi siete tutti intervistati, basta chiamare Rocco Monaco, vi mettete in... Uh, cioè, vi voglio miei ospiti allora, eh, stiamo andando avanti Pulito o, o Ancona in alternativa, tu non mi hai dato nessuna risposta, dici Pizzigallo no, non te la do perché il mio candidato è Eligio Pizzigallo quindi non posso... parliamo della tua lista Quante 20... riuscite a fare la lista? Perché secondo me tutti dicono tutti dicono abbiamo le liste, abbiamo le liste eh, poi per sentito dire ci sono molti, in alcune liste ci sono parenti, gente che magari a chilometro zero, donne ad esempio, che poi quelle delle donne, non so se siete d'accordo, è una grande, scusate l'espressione, vorrei usare una STRI per, per etichettarla perché questa legge sulla doppia preferenza sarebbe valida se le donne si potessero votare bipartisan. E allora avrebbe un significato no? votare le donne bipartisan, votare le donne un terzo in lista solamente all'interno del stesso partito mi sembra una presa in giro per le donne, sarebbe stato meglio rimanere come, così come stava. Eh, le liste, la vostra lista l'avete completata? Quasi, stiamo facendo una bella lista, una lista dove ci sono persone che rappresentano un po' tutta la società, dagli artigiani, al mondo della scuola, all'associazionismo, alle professioni. Stiamo, ecco, credo che tutti noi dobbiamo sforzarci di fare delle liste che siano rappresentative di tutto il tessuto sociale. Abbiamo parlato con Michele Marraffa prima, avrei sentito che eh, per avere a che fare con i dirigenti, dei, dei, dei dirigenti che la sanno lunga, voglio dire, bisogna, la, la politica deve essere altrettanto preparata. Non so, sì, certo, assolutamente. La politica, i dirigenti eh, fanno tra virgolette, quello che gli pare quando la politica è debole o quando la politica è contigua. Quando invece la politica dà delle, di, delle, delle traccia una linea ben precisa, e peraltro si circonda, perché non ci dimentichiamo che il sindaco ha la possibilità di circondarsi di uno staff. E quindi quando lo staff è qualificato e non diventa. Eh, diciamo soltanto il luogo dove dare qualche posticino di lavoro senti già domenico ma voi ora il tre Union, il cordone umbilicale tra voi cinque liste eh, il mettiamoci d'accordo su che cosa eh, avete fatto già nomi avete già individuato delle persone avete già individuato un metodo di lavoro com come vi siete organizzati io ho detto che la, la, la novità del nostro progetto politico è che nasce davvero da un confronto noi non ci siamo seduti in una stanza e abbiamo spartito poltrone o abbiamo eh, fatto organigrammi. No, noi abbiamo detto: guardate, questa città presenta delle grandi criticità. Chi è la persona tra di noi che può tenere insieme questo gruppo di persone può essere rappresentativa dei martinesi in questo momento? Noi abbiamo ritenuto che fosse Ligio Pizzigallo e l'abbiamo fatto con estrema, con estrema serenità, ripeto, alla luce del sole e abbiamo coinvolto tutti chi ha voluto andare via? Eh, noi l'abbiamo rispettato. Possiamo non condividere la sua scelta, ma l'abbiamo rispettato. Quindi, questo è il clima che noi, stiamo, che siamo, noi abbiamo, abbiamo vissuto siamo in questi in giorni. In conclusione, ti faccio un'ultima domanda. Posso dire una cosa? Io eh, sento, ho, ho sentito tra gli slogan quello di dire: radichiamo il cambiamento, yeah. noi invece sradichiamo la conservazione. Questo è quello che stiamo facendo. Eligio Pizzigallo rappresenta eh, eh, la sintesi di questo sradicamento della conservazione. Perché Eligio Pizzigallo è una persona libera da ogni tipo di condizionamento e lo sta dimostrando in questi giorni anche nei rapporti con la coalizione dove riesce a mantenere con tutti un ottimo rapporto, super partes, davvero di garante di un progetto. Senti che campagna, ultima domanda, che campagna elettorale ti aspetti? Perché a me mh, da certi segnali non mi piace tanto. Io spero che sia una campagna elettorale non di veleni, di insulti, eh, di, di, di retropensieri, di, di questioni vecchie, di questioni antiche. Quello che io credo che occorre mettere in campo è un'azione volta a far comprendere ai cittadini quello che noi vogliamo fare, Martina, noi come la vogliamo fare e con che metodo vogliamo sviluppare la nostra città. Ci sta, ci sta eh, guardando già dall'altra parte, lo vedo dal monitor, Bruno Maggi, di Visione Comune, che è la nuova eh, realtà del, del centro-sinistra. E loro eh, si sono definiti ehm, l'altra faccia della medaglia della vostra Leali, diciamo. No? Eh, loro nella coalizione di centro-sinistra, mentre Leali sta nella vostra eh, coalizione. Eh, che, cosa, che cosa gli chiederesti a, a Bruno Maggi? Bruno Maggi, come Bruno Maggi lo conosco, è una brava persona, eh, chiederei come mai lui accetta di stare in una coalizione che è l'emblema della conservazione. Cioè, siccome io li conosco bene, a parole eh, hanno sempre predicato il cambiamento, hanno sempre predicato il, il patto generazionale, tutte queste belle parole. Ma di fatto sono esattamente il contrario. Quindi una persona come Bruno Maggi, una persona, ripeto per bene, eh, che si è generosamente offerto di dare una mano eh, per, eh, per la nostra città, mi piacerebbe capire come mai l'ha fatto in quel contesto e non l'ha fatto in un contesto civico come Chiaro. sarebbe stato più lontano. Un'altra domanda mi viene spontanea, la devo fare, ma i rapporti tra diciamo la collezione di Pulito e la collezione di, eh, di Eligio Pizzigallo anche se in questo momento mi sembra che sia più eh, quella collezione di Pulito che stia esasperando piuttosto che eh, la discussione con il centro-sinistra con, eh, invece con voi eh, dell'altra dell parte ritieni che questa, questi rapporti siano pregiudicati o pensi che prima o poi si ritorni ad essere tutti felici e contenti sotto la stessa io questo non lo tettoria. so, io sono abituato a rispettare le scelte di tutti quello che io mi aspetto è un confronto tra, tutti, tra questi candidati sindaci, tra i candidati al Consiglio Comunale, che ci sia un confronto sereno, costruttivo e che faccia comprendere ai cittadini quello che sta accadendo. Bene. Bene, grazie. Eh, io ti ringrazio, Gianni Bruni. Eh, la domanda a Bruno Maggi l'hai fatta, tra poco ascolterà la risposta. Quindi alla regia. Il poliambulatorio CardioPiù effettua visite multispecialistiche integrate dai più completi accertamenti clinico-diagnostici. CardioPiù, un team di specialisti al servizio della tua salute. Via Roma a Fasano. Scarica la nostra app. Unica Fitness Club, Fitness, Bodybuilding, Powerlifting, Spinning, TRX, Super Jump, Fitbox e ancora i Pop House, Video Dance, Salsavana, Style Dance, Reggaeton. Unica Fitness Club, parallela via le stazioni del a Martina Franca. Zitto e Mangia, braceria di Marangi Martino, propone antipasti contorni tradizionali e deliziosi carni cotte sui carboni ardenti, il tutto a chilometro zero. Da Zitto e Mangia, carni di altissima qualità e ottimi vini pugliesi a piccoli prezzi. Zitto e Mangia si trova nella splendida cornice di Piazza Plebiscito, Ceglie Messapica. Info e prenotazioni 368 7830 794. Zitto e Mangia è anche frigitoria e paninoteca. Noi della Colucci Garden siamo sul mercato da diversi anni e la nostra passione è costruire giardini, dalla progettazione alla realizzazione ci occupiamo anche di irrigazione, facciamo tutto in pratica, tutto il giardino completo anche di piscina. Colucci Garden, progettazione e manutenzione di giardini a Martina Franca in via Chiarelli 14 barra I. Benvenuto a Bruno Maggi di Visione Comune, anche tu supporter per questa nuova lista civica a sostegno di Franco Ancona. Però hai sentito, Gian Domenico ti ha fatto una domanda, eh, come si fa a stare con uno che secondo lui è l'emblema della conservazione, appunto Franco Ancona? Ma guarda Antonio, io ritengo che prima di rispondere a questa domanda bisognerebbe forse raccontare cos'è Martina Visione Comune. Questa domanda secondo me serve alla fine. Ecco, però io diciamo queste avrete tante opportunità, tante occasioni per parlare di programmi, di queste cose. Però cerchiamo di ottimizzare questi dieci minuti eh, rispondendo magari a quelle che sono le domande comuni della gente. Intanto tu sei un imprenditore, Assolutamente. sei un imprenditore, ti occupi come si chiama? In domotica tre settori, si chiama? Domotica, piscina, benessere. Ma abbiamo Bene. un mercato di riferimento che è estero in, in territorio. In eh? territorio Ma oltretutto io vedo seguo anche la tua comunicazione, il tuo brand sì. ultimamente, i trulli con la piscina, vedo delle cose molto ma molto belle. Complimenti. Eh, intanto che cosa ti porta a entrare in politica? Perché voglio dire, io entro in politica se vedo che gli attuali politici non sono capaci, allora dicono no, scusami, io voglio sostituire gli incapaci con la mia capacità ad amministrare. Quindi eh, nel tuo caso che cosa ti ha portato? Nel mio caso mi ha portato la forza, quando è caduta l'amministrazione, nel dirmi io cosa posso fare per la mia città. Qual è il contributo che da cittadino posso dare? Questa è stata la domanda che mi sono posto. Senti, e su quella abbiamo aperto il nostro progetto. Molti dicono addirittura che in qualche modo eh, proiettano visione comune, forse al di sopra anche del PD in questo momento a livello di consenso. Ma non lo so, ci dovrebbero dire loro. Io non lo so, noi andiamo avanti con il nostro progetto. Come l'avete fatta questa lista? Come l'abbiamo creata? Prendendo la società civile, tutta, coprendo la società civile. È la società civile che deve entrare a far parte di un processo di un processo di rinnovamento culturale, economico e sociale. Nella vostra lista ci sono ex consiglieri comunali, ci sono ex assessori, no? no. Si parlava di la sorsa nella vostra lista? No. Non c'è. Quindi la valutazione società civile, eccetera. Nomi, possiamo fare qualche nome o volete Assu lasciare no, un no, po' di suspense no, alla lasciamo. presentazione? Senti, eh, una domanda. Come ritieni sia stata l'amministrazione uscente? Ti spiego, allora, ti, sì, ti completo sì, la domanda. Sì, sì. Io ti parlo da uno che fa comunicazione da qualche decina d'anni. Eh, è vero che voi avete improntato, almeno ancora ha improntato la comunicazione dicendo tutto quello eh, che non si è fatto. Succede questo, te lo dice uno esperto, che se io sbaglio un evento su 100 che ne ho fatti bene non mi ricordano per i 99, mi ricordano per quello che ho sbagliato. Okay. Eh, in questo caso ma, magari la cosa che sta sperando un po' la gente è non, né non vedere un mia colpa magari su quelle che sono le deficienze, piuttosto di sì abbiamo fatto questo, questo, questo e questo. Tu che cosa ne pensi? Allora io parto da un, da un punto di riferimento, cioè secondo me a questa domanda dovrebbe rispondere il diretto interessato, l'amministrazione precedente con Franca Ancona. Noi come Martina Visione Comune non facciamo parte di quell'amministrazione. Cosa ci ha spinto ad affiancarci a Franca Ancona? Vedendo l'ultimo ventennio di Martina. Ma l'ultimo ventennio ancora è stato nove anni in amministrazione. Per nove anni è stato sì, lui il Per gli come ultimi quattro anni come vice come sindaco di Franca Ancona. Il gruppo Martina Visione Comune ritiene che l'amministrazione Franca Ancone sia stata migliore delle precedenti. Con questo non dico che si è fatto tutto bene, attenzione anche questo. Io dico che ogni essere umano commette degli errori e fa delle cose positive. Questa amministrazione riteniamo. Bruno, ma fatto. un po' un monito. Nel senso, nel momento in cui io mi devo fidanzare con qualcuno eh, che magari ha avuto già una precedente esperienza e che questa esperienza. Allora per non ritrovarmi eh, impelagato nella, in un'esperienza altrettanto negativa come in passato, allora che faccio? Allora questo, gli dico, Senti, mettiamo subito le regole. Con me non fai questo, con me non fai questo, con me farai così, così così. Per me il consiglio eh, tu sai che una dei, de, delle cose guarda, più importanti questa... è stato il consiglio. Comunale. Comunale, perché tutti hanno rimproverato ad Ancona e alla Giunta il fatto di aver messo da parte i consiglieri comunali. Tu qualche cosa, voglio dire, Visione Comune qualcosa è andata a trattarla con Ancona o no? no? Ma guarda, usi dei termini che non sono propri nostri. Trattare. Noi non trattiamo, Antonio. Eh Noi mm -hmm. portiamo avanti un progetto, un'idea e una soluzione nuova per la città, una visione. A questa nostra, ide questa nostra idea si va ad affiancare, formata dalla società civile alla politica, insieme si costruisce un programma. Quindi mi stai dicendo che voi avete avanti. solamente condiviso Ancona? Noi abbiamo condiviso, Martina Visione Comune eh? ha come persona di riferimento in Franca Ancona la persona a quale riteniamo che possiamo eh, fare riferimento come sindaco di questa città. Quindi voi avete condiviso un percorso dicendo che ci sta bene Ancona così come andate in questo momento, quindi e dobbiamo migliorare. Ovviamente, ovviamente, ovviamente. Non diciamo che dobbiamo continuare solo quel percorso. È iniziato un percorso, si sono fatte delle cose, cose positive, e ripeto, anche degli errori ma sbagliare umano. A quel percorso dobbiamo correggere qualcosa, integrare dentro il progetto Martina Visione Comune e far decollare un treno che è già in corsa, non un treno fermo. Un treno che sta correndo, oggi sta andando a 100 allora, noi lo dobbiamo far andare a 2000 allora. E questo territorio ha tutte le potenzialità che c'è Un'altra un cosa che ha creato un malcontento anche pubblicamente sui social dappertutto da parte di qualcuno all'interno della coalizione, senza far nomi Coletta, è che eh, anche Ancona si sia imposto come candidato sindaco e eh, che magari le primarie avrebbero creato una maggiore coesione tra le varie anime del, del, della coalizione. Tu che ne eh, pensi? Mh, ritengo che è una deriva interna e questa domanda deve essere fatta a Coletta e non a me. Perché dico questo? Perché continuiamo in questo paese a fare ad altri le domande che dovremmo fare ai diretti interessati? Perdonami Antonio, ma questo è il mio pensiero personale. Ma voi siete un societto unico in questo momento. Noi siamo eh. un progetto. Cioè, per fare questa domanda doveva stare qui, Stefano, e con Stefano avrebbe risposto alla tua domanda. Eh beh io, voglio... io non posso parlare. Ma io, infatti, Stefano. non voglio la, la risposta è di chiaro. Stefano, perché la chiedo a Stefano. Vuole l'opinione tua? Io ritengo, io ritengo che la valutazione che è stata fatta nella coalizione è quella che un percorso avviato è un percorso che si è interrotto. Per x motivi, ok? Io non ero presente in quel momento, ma questo percorso si è interrotto. Questo percorso si è bloccato mentre nell'ultimo anno che doveva finire. delle operazioni, Queste operazioni non si sono finite, bisogna riagganciare quel percorso, portarselo avanti e continuare a crescere in quella nuova classe dirigente. Quindi se parenti, parla di con, tu parli di, di continuità e non parli di ripartenza? Assolutamente. Quindi continuità, è, è molto chiaro. Continuità e innovandola con il nostro progetto dentro. Qual è il vostro valore aggiunto secondo te? La società civile e la comunità, il senso di comunità, il noi e non l'io. L'io ha massacrato questo paese. Quindi questo mancava in passato? Questo manca ancora tuttora secondo me in Italia, nell'italiano e nel cittadino comune. E... Noi non sappiamo fare squadra, non sappia... io lo vedo nel mondo mio imprenditoriale, Antonio, non sappiamo fare rete d'impresa. Noi non sappiamo convergere su un progetto. Martina, il cittadino, ognuno, a te stesso, forse non ti è stato mai domandato da nessuno cosa pensi che deve diventare questa città? Ma qualcuno l'ha mai domandato, a me non è stato mai domandato vabbè sono cose che non si domandano ma che, che poi uno fa lo stesso no, non è che me, deve essere. Sì, ma il quando, comportamento di qualcuno deve essere in base alle domande che uno fa quando qualcuno le fa deve nascere da uno storico di condivisione, altrimenti parliamo tanto di giovani, eh? io non faccio parte di quella fascia, parliamo tanto di giovani, ma questi giovani se non abbiamo condiviso con loro un progetto di città, non andremo da però nessuna Bruno, parte però Bruno, io vorrei farti io mi occupo di comunicazione un po' da ripeto un po' di tempo da qualche decennio eh, la comunicazione è cambiata. Oggi abbiamo un'arena, un un esattamente come quella dei, degli antichi romani, di mm. Nerone e gli altri, c'è un'arena che si chiama Facebook, si chiama social, Perfetto. dove ogni giorno praticamente abbiamo il sentore di che, come ne pensa la gente. E abbiamo, se tu pensi bene, c'è cioè questa similitudine con l'arena degli antichi romani, con il social, è caratterizzata anche da alcuni particolari. Ad esempio, tu sai che l'imperatore che faceva? Faceva il pollice in alto se si voleva al la gladiatore lasciargli, vi, lasciargli sì. la vita no e pur. giù. Eh. Mentre Facebook ha fatto una cosa, ha detto no, tutto il social è pollice giù perché tutti quelli che vanno sul social vanno solamente per criticare, per esprimere le loro frustrazioni, per combattere, tutto è negativo, negativo, negativo. Quindi nel senso che chi va sul social vuole la morte del, dell'altro. Mentre poi c'è il mi piace, manca a fare la posta che Facebook identifica Perfetto. con il mi piace, dice il mi piace. Tant'altro si mettono il mi piace anche senza nemmeno vedere su che cosa si mettendo il mi piace, tra io metto il mi piace su una cosa sì, che... così, ma lo metto sulla persona eccetera. Quindi abbiamo il social che ci va in ogni momento, ci va a esaminare, qualcosa. a esaminare, a indicare. Ti, ti esame che il social non indica. Eh. Sì, Antonio, attenzione, eh. io parto da questo presposto, condivido con te che la comunicazione sia cambiata. Condivido che la comunicazione non sia solo Facebook, non siano solo i social perché c'è tantissima tu mi gente dando, che tu mi stai per scelta... dando Ora mi stai rispondendo alla domanda che ti volevo fare, che poi mi hai fatto completare. Poi okay. la vecchia amministrazione, ancora oggi eh, alla presentazione della sede in piazza Roma c'è stato il, il post, magari stasera, eh, magari anche ai vari comizi. Il post, cioè si va, è una campagna in, in qualche modo. Il centro-sinistra ha convissuto con il social, con i, i selfie, ah, in tutti i. Questi, anche quello di anche comunicazione di comunicazione, la comunicazione, eccetera. Eh, però, eh, ultimamente mi è sembrato un po' come se ci fosse una, um, proprio. Si è estremamente giudicati, forse in senso negativo, dal social. Mi sembra che qualcosa sia, sia cambiato nei rapporti un po' con. Eh, con, Ma il con social è negativo nei nostri confronti, Questa è la domanda. non parlo di visione comune, io parlo comunque di no, interna No, di coalizione. coalizione. Il social dice Lieni, che ieri, quando, quando è andato in onda anche il confronto, il confronto tra i tre candidati sindaci su Video M, e, beh, eh, tanti commenti non erano, eh, non erano molto lusinghieri. Allora, il io intendo una cosa, Antonio, eh. dico che il social è una fetta. Se noi abbiamo una torta di eh, cittadini che, che è fatta dal 100%, c'è una fetta che è social, una fetta che legge i giornali, una fetta che gli piace il B2B, nel parlare, quella è una fetta. Chi sta lì dietro che scrive qualcosa lo scrive. Io sono più personalmente del parere che se hai qualcosa da dirmi dimmelo perché abbiamo un confronto. Il fatto di nascondersi dietro, e questa è una mia convinzione, Bruno Maggi personale, eh. quindi non c'entra né visione comune nella collezione, Bruno Maggi. Se io mi nascondo dietro un qualcosa, forse non ho il coraggio di dirlo direttamente. No, no, ma c'è gente che mette nome e cognome e anche la fotografia nei commenti. Perfetto. Però a prescindere, andiamo affetto. in conclusione. Abbiamo due candidati sindaci, vostri competitor, no? Diciamo che la lotta, è, 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 in, 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 quasi in maniera eh. molto chiara è tra. Ancona Pulito e, e Pizzicallo. Le sorprese no? sono sempre tanto. Vabbè, Vabbè, le sorprese Comunque è, è chiaro, però assicurare che non si facciano le elezioni, no, perché non che è ci corretto, sia già una guerra non è atomica sminuire, tra America e Corea. Non è corretto quindi quindi non neanche la forza che stanno facendo eh, gli altri. Però volevo dirti: eh, chi vedete voi come pericolo nel pericolo, nel senso vostro, che, che possa. Il vostro avversario più eh, agguerrito, l'avversario da temere, maggiormente. Guarda, Antonio, io lo rigiro nel mio lavoro, io non vedo mai concorrenti nel mio lavoro, sono progetti differenti, quindi non vedo il pericolo. Vedo progetti differenti. Quindi se la gente sceglierà pulito, sceglie un progetto. Chi io da cittadino accetterò. Okay? Se la gente sceglie Pizzigallo, sceglierà un altro progetto. Se la gente sceglie ancora se dovessero andare. Un altro progetto. Se dovessero andare... Noi abbiamo parlato, io l'ho ripresa prima, mm. tu hai detto, hai detto una bella, una bella cosa, parliamo di medaglia, di moneta, diciamo che Visione Comune è un po' come le ali nella coalizione, mm. no, l'altra faccia, la medaglia, sì. come sì. Eh, proprio per quello che sì. è il know-how. Anche idea. loro penso che abbiano sì, come il della cosa. Nei momenti okay. in cui andassero eh, al balottaggio pulito e pizzicalo, ipotizziamo, Visione Comune che farebbe? Si asterrebbe o penserebbe di andare al balottaggio con uno dei due? Lo vediamo il 12 giugno. Grazie a Bruno Maggi, grazie a tutti. Eh, a tutti quanti voi, speriamo che la prima puntata, è ancora una puntata aria test, eh, sia stata di vostro gradimento. Voi fateci le vostre domande. Chiedeteci, non, non parleremo solamente di politica in questa nuova serie di Piazza Pulita perché abbiamo tante cose importanti. Come vedete, le domande che cerchiamo di fare sono quelle che ci fate voi, sono quelle che voi fate sui social perché tante volte mettete eh, sui social delle, delle domande e noi le, 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 andiamo, le andiamo a spulciare. Poi abbiamo uno che è esperto ormai di social che si chiama Rocco. Monaco e, e, e quindi grande applauso a Bruno Maggi ma applauso anche agli altri noi eh, ospiti che abbiamo avuto a, ecco, continuate a fare gli applausi a Giordano e a Michele Maracca, ci rivediamo la prossima settimana, grazie arrivederci a voi,